Allora, oggi riprendiamo in mano questo bellissimo libro che io continuo a consigliarvi perché è veramente molto bello, di Margaret Hubert, che io ringrazio per avermi dato la possibilità e il permesso di realizzare in lingua italiana i tutorial per alcune delle sue mattonelle o moduli. E come se vi ricordate, abbiamo fatto già un modulo della categoria facile. E nello specifico la ruota Ferris, di cui vi lascio il link, se non ve lo ricordate, ecco l'immagine, questa qui, questa è quella presa dal libro, e mi ero ripromessa di tornare a farvi vedere anche un altro mattonello, un modulo della categoria intermedio e un altro della categoria impegnativo. Oggi in particolare vedremo uno nella categoria intermedio. Vi voglio dire solo che intermedio e impegnativo non significa che siano difficilissime, ci sono solo dei piccoli passaggi che diciamo non sono così magari usuali, insomma non si usano così spesso, quindi in questo caso vengono catalogati un po' diciamo impegnativi. Nello specifico noi oggi faremo questo fiore del giardino che è molto bello, viene praticamente fuori un fiore in rilievo, questo è il diagramma se volete leggere. I simboli e poi vedete che sul lato ci sono sempre comunque riportate scritte le indicazioni. Quindi vedrete che c'è praticamente un solo passaggio un pochino più difficile ed è per questo che è catalogato intermedio. Questo è il risultato della mattonella, io lo trovo veramente molto carino, adatto soprattutto a copertine per bambini e potete anche fare come vedete nel disegno a due colori. Io ho usato un acrilico, adesso userò un acrilico e qui invece nel disegno vedete un cotone. Quindi niente, io adesso passerei direttamente al tutorial. Buon lavoro a tutte e mettiamoci al lavoro. Allora, iniziamo subito con l'avvio. Io lavorerò con un acrilico semplicissimo, è un avanzo e questo è uncinetto da 4, quindi poi qua vi dovete modulare un pochino voi in base al filato che avete. Questa è una prova, quindi io uso un acrilico un po' così. Allora, dicevo, per l'avvio, la prima cosa da fare sono 4 catenelle e le andremo a chiudere in cerchio con una maglia bassissima. Quindi 4 catenelle chiuse in cerchio con una maglia bassissima nella prima catenella fatta, ovviamente. A questo punto dovremo lavorare all'interno del cerchio che si è formato, del piccolo cerchio che si è formato, una serie di maglie alte intervallate da una catenella. Quindi ovviamente la prima nostra maglia alta è rappresentata dalle 3 catenelle, più l'intervallo da una catenella ne facciamo un'altra. E sono quindi 4 all'inizio. Ora attenzione perché il buchino c'è, sull'acrilico si vede di meno, sicuramente sul cotone si vede di più, voi allargate un pochino perché dovrete proprio lavorare all'interno. E quindi andiamo a fare una maglia alta all'interno del buchino e come dicevo intervalleremo queste maglie alte con una catenella. Dovete avere un totale di 8 maglie alte intervallate da una catenella, quindi con 8 spazi da una catenella. Quindi continuate così e questo è il primo giro. Ovviamente chiuderete il lavoro con una maglia bassissima nella terza catenella delle prime 3 fatte, così è per tutto, il lavoro. Allora, nel secondo giro invece dobbiamo andare a fare proprio i petali del fiore, questi qua.
Allora, dobbiamo lavorare però nello spazio da una catenella, quindi come facciamo? Dobbiamo spostarci, entriamo con l'uncinetto direttamente nello spazio da una catenella e facciamo una maglia bassissima. In questo modo ci siamo spostati all'interno del primo spazio. Adesso facciamo 2 catenelle, non 3, perché queste simulano la mezza maglia alta, perché adesso dobbiamo fare una sequenza, vedete che il petalo diciamo ha diverse altezze, dobbiamo fare proprio una sequenza di maglie alte dalla più bassa alla più alta. Quindi facciamo una mezza maglia alta, una maglia alta, una doppia maglia alta, una maglia alta doppia, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, vedete, prendo 2 volte, prendo il filo e lavoro i primi 2, poi gli altri 2 e gli ultimi 2, quindi è una maglia alta doppia a tutti gli effetti. Un'altra maglia alta e chiudiamo come abbiamo iniziato, quindi con una mezza maglia alta. Quindi questa è la sequenza semplicissima da fare per fare tutti e 8 i petali. Quindi lavoreremo in ciascun spazio, ripeto, da una catenella questa sequenza. E continuate così fino alla fine. Ora ecco qua i nostri 8 petali. Contate sempre, mi raccomando. Adesso siamo al terzo giro, dobbiamo fare una catenella. Allora, vedete che qua abbiamo lavorato un totale di 5 punti, no? Abbiamo fatto 5 punti, quindi sulla primissima, sul primo punto dobbiamo lavorare 2 maglie basse e così per tutti gli altri punti. Quando incontriamo la prima mezza maglia alta fatta del giro precedente, invece, quindi allargate bene questa, la prima mezza maglia alta, lavoriamo all'interno una maglia bassissima. Quindi praticamente vi faccio vedere un pochino meglio, no? Abbiamo questi 5 punti, no? Che abbiamo lavorato e dobbiamo lavorare sulla prima mezza maglia alta fatta, questa qui, una maglia bassissima, e sui rimanenti 4 punti, che sono la maglia alta, la maglia alta doppia, la maglia alta e l'altra mezza maglia, mezza maglia alta, invece andiamo a lavorare 2 maglie basse, quindi è semplicissimo. Però mi raccomando di guardare bene i punti sotto, quindi allargate senza paura perché non succede davvero niente. Allora, ovviamente chiudete sempre con una maglia bassissima nella terza catenella fatta, cioè nella prima catenella fatta, scusate, in questo caso. Quello che voglio dirvi è che se vedete che si arriccia il lavoro, come state vedendo adesso, è del tutto normale, deve essere proprio così. E adesso prepariamoci al quarto giro, perché è effettivamente quello impegnativo. Siamo arrivati al quarto giro ed è il giro per cui il grado di difficoltà sale ad intermedio. Perché? Vi ricordate le prime maglie alte fatte all'interno del cerchio? Questa qui, vedete? Se vi ricordate, questa maglia non è mai stata lavorata ed è lì che andremo a lavorare adesso. Ora vi faccio vedere bene da vicino, perché non voglio che ci siano dubbi. Allora, vedete questa maglia qui, è la maglia alta proprio iniziale che abbiamo fatto. Infatti noi abbiamo lavorato i petali nello spazio da una catenella. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a lavorare dietro al lavoro prendendo quel punto. Questa è la difficoltà. Quindi vi suggerisco di allargare bene il lavoro, perché ripeto, non succede niente. E non dobbiamo far altro che fare una catenella e puntare l'uncinetto dietro su quel punto, su quella maglia alta, questa qui. Vedete? Io spero che si veda, ma insomma penso sia abbastanza chiaro comunque il concetto. Allora, voi puntate lì dietro in questo modo, perché là dovremo lavorare appunto una maglia bassa. Allora, aiutatevi con l'uncinetto ad allargare un po' il primo punto, prendete una solina
e fate una maglia bassa. Dopodiché, semplicissimo, dobbiamo fare 5 catenelle e andare a rifare un'altra maglia bassa nella successiva maglia alta del primo giro. Quindi, sempre aiutandovi un po' con l'uncinetto, allargate il punto proprio. Prendete le asoline e andate a fare una maglia bassa. Io spero di essere stata chiara, ma insomma, mi sembra che si veda abbastanza bene. Questo è il punto, prendetelo, ecco qui, e fate una maglia bassa. Quindi questo giro sono una serie di maglie basse intervallate da 5 catenelle. Chiudete con una maglia bassissima ovviamente sul primo punto fatto e a questo punto avrete 8 spazi da 5 catenelle. E questo appunto era il giro più difficile, quindi avete il fiore davanti e una specie di fiore anche dietro. Allora, pronte a fare il quinto giro, adesso è in discesa proprio, dobbiamo trasformare, mettere questo fiore all'interno di un quadrato. Allora, dobbiamo lavorare all'interno dello spazio da 5 catenelle del giro precedente, quindi dobbiamo spostarci all'interno di questo archetto e come facciamo? Facciamo sempre una maglia bassissima, in questa maniera. A questo punto possiamo fare 3 catenelle, che sono sempre la nostra maglia alta, e altre 2 maglie alte. Lavoriamo subito, vi dico, un angolo, quindi essendo un angolo dobbiamo un pochino allargare. Di conseguenza andremo a fare, quindi sarebbero 3 maglie alte, no? Le prime di 3 catenelle e le altre 2 maglie alte lavorate. Facciamo 3 catenelle. E facciamo un altro gruppo da 3 maglie alte, sempre all'interno dello stesso archetto da 5 catenelle. A questo punto ci spostiamo nell'altro archetto, quindi questo sarà un angolo, sarà questo angolo qua, vedete? Praticamente siamo qui. Adesso dobbiamo lavorare i lati e quindi come facciamo? Facciamo 2 catenelle. E lavoriamo all'interno del successivo arco da 5 catenelle una maglia bassa. Quindi ripetiamo, facciamo 2 catenelle e all'interno dell'archetto appunto da 5 catenelle lavoriamo una semplice maglia bassa. Facciamo altre 2 catenelle e siamo pronti a lavorare un altro angolo, come avete visto insomma all'inizio. Quindi lavorando nel prossimo arco una sequenza di 3 maglie alte, 3 catenelle e 3 maglie alte. Quindi è molto semplice praticamente. Sugli angoli, sui 4 angoli lavoriamo questo gruppo da 3 e sui lati invece una maglia bassa intervallata da 2 catenelle. Vedete che si sta formando appunto il quadrato, quindi questa è la sequenza. Sugli angoli gruppi da 3 e sui lati invece la maglia bassa con le 2 catenelle. Ecco qua, vedete che comincia proprio a essere una mattonella a tutti gli effetti, un quadrato con questo fiore all'interno. E dobbiamo semplicemente adesso andare ad allargare questo quadrato, quindi niente di più facile. Allora, siamo quindi, vi ripeto, al sesto giro, dobbiamo fare adesso il sesto giro e facciamo così. Per gli angoli, dove sono gli angoli, continuiamo a lavorare il modulo 333, cioè 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte. Per
Per i lati invece, dove vedete lo spazio a due catenelle, facciamo sempre prima due catenelle, scusate, nello spazio a due catenelle andremo a lavorare due maglie alte, in questa maniera, due catenelle e nello spazio successivo due maglie alte e così via. Quindi per i lati fate questo e per gli angoli invece il modulo da 3. Vedete come mano a mano si allargherà la mattonella, quindi continuate così per tutto il giro. Ovviamente voi potete applicare questo modo, no, di lavorare l'angolo col modulo 333 e i lati col 222 per tutta la larghezza che volete, quindi potete continuare a fare dei giri in questa maniera allargando sempre di più l'angolo e i lati, e in questo modo avrete la larghezza della mattonella che più vi piace. Io ovviamente mi interessava farvi vedere il concetto, quindi il giro successivo sarà un giro di rifinitura. Come vi dicevo, io mi fermerò qui con la lavorazione, adesso è inutile fare un enorme quadratone, però ecco per darvi l'idea. Quindi adesso questo ultimo giro sarà un giro di rifinitura, in cui faremo una serie di maglie basse. Una catenella per iniziare ovviamente e una serie di maglie basse su tutti i punti che vedete. L'unica variante è sull'angolo ovviamente, perché dobbiamo mantenere comunque l'angolo, quindi solo sugli angoli andremo a lavorare due maglie basse all'interno dello spazio a 3 catenelle del giro precedente, quindi due maglie basse, 3 catenelle e altre due maglie basse sempre nello stesso spazio, mentre poi continueremo a lavorare i successivi punti così come si presentano. Quindi questo è da fare solo nell'angolo per mantenere, insomma, più teso l'angolo. Naturalmente, se volete, nello spazio a due catenelle io vi consiglio di entrare proprio col punto, di non lavorare all'interno della catenella, insomma dell'archetto che si è creato, perché secondo me viene più rifinito. Quindi continuate così per tutto il giro, lavorando una maglia bassa in ciascun punto, comprese le due catenelle di raccordo, diciamo, del gruppo da due, e ripeto, nell'angolo andrete a lavorare due maglie basse, 3 catenelle e due maglie basse. Ovviamente chiudete con una maglia bassissima, ormai lo sapete a memoria, e poi siete pronti a tagliare il filo. E quindi abbiamo finito. Allora, a parte questo quarto giro un po' diverso, per cui appunto è stato aumentato il grado di difficoltà intermedio, avete visto che è davvero molto semplice. A me piace molto, io credo che ci farò una copertina, magari giocando con i fiori in colori diversi. Spero veramente che vi sia piaciuto, io vi saluto e vi ringrazio per seguirmi e vi aspetto ovviamente al prossimo tutorial. Ciao! Ancora un minutino del vostro tempo, solo per dirvi che vi lascio qui il link per iscrivervi al canale e per seguirmi sul mio blog. Nell'info box poi trovate link ad altre pagine tipo Facebook, tipo Tumblr, tipo Pinterest, vedete voi, insomma sono tutti i link sotto all'info box. In più, oggi per il video consigliato, questo cappello facilissimo, e quando dico facilissimo è davvero facilissimo, quindi adattissimo ai principianti e a chi non ha tanta voglia di stare lì a fare cappelli complicati. Quindi io vi saluto, vi ringrazio tantissimo perché mi seguite sempre di più e al prossimo tutorial.